bravo di carattere, bravo di tutto Dolore e rabbia a quello che sei. Campobello, delicata per la morte di Nicolò Savarino, il vigile urbano di 42 anni, travolto e ucciso a Milano da uno zingaro alla guida di un SUV. Da 8 anni in forza al comando della polizia locale di Milano, Savarino ieri sera era impegnato assieme ad un collega in un controllo del territorio nella zona di un campo nomadi. In sella alla bicicletta si è avvicinato al finestrino del mezzo per chiedere documenti. Il conducente però, come impazzito, ha incrinato la marcia trascinandolo per circa 300 metri. La morte è lungo la corsa verso l'ospedale. Nicolò Savarino, 18 anni fa, da Campobello di Licata, era partito alla volta di Milano per cercare miglior fortuna. Un primo impiego da bidello, poi il concorso e la divisa da vigile urbano. Abitava in provincia, a Rho, in compagnia del fratello, ma il cuore era rimasto nel suo paese, dove spesso ritornava. Siamo tutti scossi noi qua in famiglia, anche perché diciamo che era un cugino molto amato da noi, sempre dedito al lavoro e una persona di grandissimo rispetto. Era ritornata a Milano da pochi giorni dopo aver trascorso le festività natalizie di fine anno a Campobello di Licata. Ultimamente aveva acquistato pure un'altra casa per i fatti suoi, insomma, stava cercando di costruirsi anche una famiglia perché era fidanzato con una ragazza, insomma. Scendeva a Campobello? Sì, era andato via proprio lunedì giorno 9, quindi era venuto a trovare i suoi genitori. In via Camposportivo, dove Savarino era nato e cresciuto, tra i vicini di casa la commozione è tanta. Un ragazzo d'oro. Troppo, troppo straziante. Lo conosceva signora? Sì, era figlio di un'amica mia che bisogna avere, era un ragazzo bravissimo, nasciuto per il lavoro e ora c'è pensato lo strazio.